जगत्पते गोपेश गोपिका कं राधा कं नमोस्तुते ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्रीमद्भागवतम। Siamo al secondo canto, quinto capitolo, e se c'è una lampadina, un telefono, magari posso leggere da qua. Va aggiustata quest'asta, perché se... dov'è? Siamo al... verso numero 18, Sattvam, ci vedete un po'? Mica tanto. Sattvam rajastamaiti nirgunasya gunastraya stiti sarga nirodheshu Grihita mayaya vibho Sattvam rajasamayiti Sattvam rajasamayiti Nirgunasya gunastraya Nirgunasya gunastraya Stiti sarga nirodheshu Stiti sarga nirodheshu Grihita mayaya vibho Grihita mayaya Sattvam rajastamaiti nirgunasya gunastraya stiti sarga nirodheshu grihita mayaya vibho Sattvam, l'influenza della virtù. È andata via la luce generale? O la nostra? No, la nostra, ma l'ho rimessa subito, si è scollegato. Adesso li vado a mettere. Com'è? Sattvam, l'influenza della virtù, Raja, l'influenza della passione, Tama, l'influenza dell'ignoranza, Iti, tutte queste, Nirgunasya, della trascendenza, Gunatraya, sono tre attributi. Stiti, mantenimento. Sarga, creazione. Nirodheshu, nella distruzione. Grihita, accettati. Mayaya, dall'energia esterna. Vibho, del Supremo. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Il Signore Supremo, nella sua forma perfettamente spirituale, trascende
ogni attributo materiale. Forse se si sposta un po' la lavagna loro ci vedono un po' di più. Allora, il Signore Supremo, nella sua forma perfettamente spirituale, trascende ogni attributo materiale, ma per la creazione, il mantenimento e la distruzione del mondo materiale, egli assume attraverso la sua energia esterna le tre influenze della natura materiale, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza. Ripeto, il Signore Supremo, nella sua forma perfettamente spirituale, trascende ogni attributo materiale, ma per la creazione, il mantenimento e la distruzione del mondo materiale, egli assume attraverso la sua energia esterna le tre influenze della natura materiale, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza. Spiegazione. Il Signore Supremo è colui che controlla l'energia esterna manifestata dalle tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza. Perciò non è mai toccato dalla sua influenza illusoria. Invece, gli esseri individuali, i jiva, sono soggetti a queste influenze materiali, o almeno sono suscettibili di esserlo. Questa è la differenza tra il Signore e gli esseri viventi. Nonostante la loro tendenza a essere soggetti a queste tre influenze, gli esseri individuali hanno in origine una natura uguale a quella del Signore. In altre parole, le influenze della natura materiale sono certamente legate al Signore, poiché sono prodotti della sua energia. Ma questo legame è simile a quello che esiste tra il padrone e i suoi servitori. Il Signore è colui che controlla l'energia materiale, mentre gli esseri individuali, imprigionati in questo mondo, non controllano né dirigono. Anzi, essi sono subordinati all'energia materiale e subiscono il suo controllo. In realtà, il Signore è eternamente manifestato attraverso la sua energia interna o spirituale, come il sole che splende nel cielo limpido. Ma, ripeto, in realtà il Signore è eternamente manifestato attraverso la sua energia interna o spirituale, come il sole che splende nel cielo limpido. Ma talvolta crea l'energia materiale, come il sole crea una nuvola. E come il sole non è mai toccato da una macchia nuvolosa, così il Signore infinito resta al di là della macchia transitoria che è l'energia materiale, nell'immensità incommensurabile del Brahma Jyoti, che è la radiosità della sua persona. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Rileggo il verso: il Signore Supremo, nella sua forma perfettamente spirituale, trascende ogni attributo materiale, ma per la creazione, il mantenimento e la distruzione del mondo materiale, egli assume attraverso la sua energia esterna le tre influenze della natura materiale, cioè la virtù, la passione e l'ignoranza.
Già, e allora Sri Brahmaji continua la sua esposizione che verso dopo verso ci porta a comprendere sempre di più la nostra origine, in ultima analisi, perché noi siamo particelle del Supremo e, come spiega Srila Prabhupada nel commento, siamo della stessa natura, quindi in qualità siamo come Krishna. Che meraviglia, perché Krishna è infinitamente affascinante ed è meraviglioso, quindi noi in quantità infinitesimale partecipiamo della stessa natura e quindi siamo anche noi in origine meravigliosi e ognuno di noi è affascinante. No? Questa è la natura spirituale, è così. Ma se perdiamo il contatto con la nostra origine, praticamente parlando, perdiamo queste qualità originali, vengono coperte. E quindi non siamo più meravigliosi e affascinanti, ma diventiamo delle anime in pena, che soffrono duramente nella lotta con l'energia materiale. Allora, ascoltando Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya, perché ascoltando lo Srimad Bhagavatam, tutto ciò che turba il cuore è distrutto, quindi se ne va, si dissolve, perché ci ricongiungiamo con la nostra origine e quindi riacquisiamo le nostre vere qualità. E in questo verso, nello specifico, Brahmaji spiega come il Signore Supremo agisce all'interno di questa manifestazione cosmica, che è una sorta di Luna Park, dove il padre, facciamo l'esempio, porta i bambini al Luna Park, quindi qualcuno questo Luna Park l'ha costruito. Non è il luogo dove risiedere sempre, però in un certo frangente, un pomeriggio, un paio d'ore, si può passare un po' di tempo in questo Luna Park. Viene costruito apposta, quindi il Signore Supremo dà alle anime che lo desiderano la possibilità di esistere autonomamente, tra virgolette, perché è impossibile vivere autonomamente, visto che siamo parti del Supremo, ma abbiamo l'illusione di vivere autonomamente. Quindi per far sì che ciò avvenga, spiega qui, in questo verso, il Signore Supremo assume le tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza. E in questo modo fa girare tutta la natura materiale nella sua enorme complessità, però alla fine tutto si riduce a queste tre influenze della natura materiale. Ma mentre gli esseri sono illusi da queste tre influenze della natura materiale e ne sono sovrastati, il Signore Supremo non è mai né illuso e nemmeno sovrastato, perché non può essere illuso da una sua creazione che serve per gestire la natura materiale. E tantomeno ne è sovrastato. E nella spiegazione Srila Prabhupada fa l'esempio del sole. Il sole con la sua potenza irradia l'universo, ma riesce anche a creare una nuvola, perché la nuvola non è. E qui c'è un temporale, si parla di nuvole e
un temporale con fulmini e saette. E siamo proprio in tema. Questo temporale, questa nuvola è stata creata dal sole, ma uno dice: ma il sole non c'è, perché è coperto dalla nuvola o da tante nuvole in questo frangente che non ci permettono di vedere il sole. Ma il sole non è mai coperto dalle nuvole, è solo la nostra visione. Vedendo il sole da qui che non c'è, pensiamo che il sole sia coperto dalle nuvole, ma basta prendere un aeroplano e in pochi minuti si va oltre il temporale e si rivede il sole meraviglioso e in basso tutte le nuvole e la tempesta che prima ci opprimeva. E così l'anima condizionata pensa in modo illusorio che il Signore Supremo, infatti la Bhagavad Gita dice Avajananti Manmuda Manushim Tanumashrita. Gli ignoranti pensano che quando io discendo in questo mondo materiale assuma una forma come la loro, mentre io sempre trascendo queste influenze della natura materiale. Ancora nella Bhagavad Gita, Krishna si fa conoscere, ci fa conoscere la sua energia, Bhumi Rapo Nalo Vayur, Kammano Buddhirevacha, Ahankaram Iti Amme Bhinna Prakritim Ashtada. Gli otto elementi, terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, e poi dice Aparayam Itastuanyam Prakritim Viddimeparam, ma sappi che queste, oltre a questi otto elementi che costituiscono natura materiale, ci sono le anime, Jiva Bhuta Mahabaho, e queste anime siamo noi, che lottiamo in questo mondo materiale con i sensi e la mente che per lo più sovrastano controllano l'anima condizionata. Allora, e poi il verso successivo dice: Etat yonini bhutani sarvaniti upadaraya am krishnasya jagata pralaya prabhava tata. E sappi che io sono di tutte le cose in questo mondo materiale, sono l'inizio e la fine, quindi tutto è e poi nel verso successivo, Mata Parataram Nanyat, Kinchidasti Dhananjaya. Nessuna verità mi è superiore, Kinchidasti Dhananjaya, Mai Sarvam Idam Protam, Sutre Mani Ganaiva. E tutto su me riposa, come perle su un filo. Quindi, Krishna personalmente o attraverso le sue energie gestisce totalmente la natura materiale e fa l'esempio come le perle vengono infilate in un filo. Se non c'è il filo, le perle cadono e si sparpagliano, invece il filo le tiene insieme. Quindi questo filo originale è il Signore Supremo e le sue infinite energie. Quindi è importante che noi approfondiamo questi temi perché così possiamo conoscere il Signore Supremo, capire come funziona l'intera manifestazione cosmica, come abbiamo detto anche l'altra volta, e possiamo in questo modo non dipendere, no? Come in questo caso la luce va e viene, ma noi cerchiamo la luce dalla conoscenza trascendentale, quindi non dipendiamo dalla luce esterna. Così alle volte c'è il sole e porta benessere e luminosità, altre volte ci sono le nuvole temporali e portano oscurità e un certo malessere. Ognuno di noi, c'è chi dice io sono
meteoropatico, ma lo siamo tutti meteoropatici, perché quando c'è bel tempo tutti sono più di buon umore, no? Però anche le nuvole servono perché portano l'acqua e senza acqua si muore, quindi c'è bisogno di entrambe, la luminosità e anche le nuvole. Ma la cosa più importante è non dipendere da queste dualità, ma diventare trascendentali. Allora, per diventare trascendentali, il Sri Brahmaji, poi lo vedremo in tutta la descrizione che fa sia in questo capitolo anche in quello successivo, ogni verso descrive una particolarità del Signore Supremo e ce lo fa conoscere. E Brahmaji conosce bene il mondo spirituale, conosce bene Krishna, perché c'è una descrizione molto dettagliata nel nono capitolo di questo canto, dove Shukadeva Goswami spiega a Maharaj Parikshit l'origine della creazione di questo universo materiale, di come Brahmaji si fosse trovato da solo in questo fiore di loto e avesse perso la sua origine, e quindi ha sentito queste vibrazioni tapa e si è immerso in questa austerità lunghissima, durata 1000 anni degli esseri celesti. Logicamente per Brahma era un tempo relativo, perché 1000 anni degli esseri celesti per Brahma è poco relativamente al suo tempo. E grazie a questa lunga meditazione, a questa austerità che ha compiuto, il Signore Supremo si manifesta e gli fa vedere il mondo di Vaikuntha. Ecco perché il mondo materiale è simile al mondo spirituale, perché Brahma ha creato il mondo materiale dopo aver visto il mondo spirituale. Quindi ci sono delle similitudini, però logicamente non è fatto della stessa energia, non è fatto della stessa natura. Per di più c'è l'influenza del tempo, che nel mondo spirituale non c'è, che aggrega e disgrega, prabhava pralaya, cioè una continua nascita, mantenimento e poi invecchiamento e morte, nascita, crescita, invecchiamento, eccetera. Costantemente, perché? Perché c'è l'influenza del tempo, mentre in quella descrizione che c'è nel nono capitolo, Brahma spiega che non c'è l'influenza del tempo nel mondo spirituale e quindi tutto gode di una natura totalmente trascendentale. Allora, cosa fa Brahma per compassione verso le anime cadute, condizionate? Crea la manifestazione cosmica, ma dà a noi le informazioni che ci permettono di vedere il mondo spirituale anche se siamo ancora nel mondo materiale, perché questo è quello che è successo a Brahma. Brahma ha avuto la visione del mondo spirituale, ma poi a un certo punto questa visione è venuta meno e lui ha iniziato la creazione. E così noi, ascoltando queste pagine dello Srimad Bhagavatam, possiamo avere la visione del mondo spirituale. E poi, logicamente, quando è cambiata la nostra visione, anche le nostre azioni mutano. Quindi prima eravamo spinti verso la gratificazione dei sensi e verso l'azione interessata. Dopo, invece, cominciamo a sentirci incentivati a gratificare i sensi del Signore Supremo e ad agire per la soddisfazione del Signore Supremo. Yagyartha karmanonyatra karma yam karmana lokoyam karma bandana. Allora, se noi agiamo per la soddisfazione di Yagya, il Signore del sacrificio, siamo soddisfatti, altrimenti lokoyam karma bandana, altrimenti siamo legati
all'azione e al karma di questo mondo. Quindi, ascoltando queste pagine, noi abbiamo questa visione trascendentale. E abbiamo letto che il Signore Supremo assume queste tre influenze, virtù, passione e ignoranza, che gestiscono la natura materiale. Allora, come fa un'anima condizionata a capire il Signore Supremo e la sua energia? Deve, per forza di cose, giungere a una piattaforma trascendentale. Cioè, quando l'anima condizionata si libera dalle tre influenze della natura materiale, sviluppa la visione per conoscere chi è oltre le influenze della natura materiale, ed è il Signore Supremo. Quindi, fino a quando noi siamo vittima delle influenze della natura materiale, non possiamo vedere il Signore Supremo. Ma se invece impariamo a gestire, a gestirci in questo mondo materiale e a trascendere, gestirci in modo appropriato e a trascendere le influenze della natura materiale, allora ci è data la possibilità di capire prima, di comprendere il Signore Supremo e di realizzarlo. E attraverso questo metodo semplice del Bhakti Yoga, Rishikena, Rishikesh, Sevanam, Bhakti Ruchate. Com'è che inizia? Atashri Krishna... Atashri Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai Sevon Mukhe Jiva Do Svayameva Spurati Adanno. Questo è un altro verso. Sarvopadi Vinirmuktam Tatparatvena Nirmalam Rishikena Rishikesh Sevanam Bhakti Uchate. Cos'è la Bhakti? È il liberarsi da queste designazioni. Perché? Perché le designazioni sono costituite dalle tre influenze della natura materiale: ignoranza, passione, virtù. Quindi io sono un tossico, o sono un passionevole, o sono un musicista, o un filosofo, o tutto questo. No, bisogna sarvopadi vinirmuktam, liberarsi da tutte queste designazioni e entrare, allora solo così si può entrare in contatto con il Signore Supremo. Rishikesha, Rishikena, Rishikesh, e se impegniamo i sensi al servizio del maestro dei sensi, questa è, solo così si può arrivare alla Bhakti. E come spiega Krishna nella Bhagavad Gita, Bhakti Amam Abhijanati Yavam Yaschasmi Tattvata Tatomam Tattvate Tattvato Gyatva Vishate Tadanantaram. Solo attraverso il servizio di devozione mi si può conoscere così come sono in verità. E una volta che conosciamo il Signore, così com'è, tattvata, vishate tad anantaram, possiamo entrare nel regno di Dio. E anche se siamo ancora nel mondo materiale, siamo protetti. Come stamattina al Mongolartic, eravamo qui, stavamo glorificando le divinità, e a un certo punto fuori c'era il diluvio, un po' come adesso, no? Si sentiva questo scroscio d'acqua e questi fulmini, questa tempesta, ma noi eravamo tranquilli qui al caldo della stufa e le divinità sorridenti che ci guardavano, felici di vedere dei devoti che cantano e danzano per loro, no? Quindi siamo all'interno. Se si vede la scena da poche centinaia di metri d'altezza, uno dice è dentro una tempesta, un disastro, e invece noi qua dentro stiamo da Dio, no? Perché non c'è né freddo e nemmeno acqua. Così il devoto che si impegna al servizio di devozione, nel servizio di devozione, è protetto dal Signore Supremo e non è toccato dalle influenze della natura materiale, tanto quanto il Signore Supremo non è toccato dalle influenze della natura materiale. Ecco perché il maestro spirituale guida il discepolo
a uscire dall'ignoranza, dalla passione e in ultima analisi anche dalla virtù, a trascendere le tre influenze della natura materiale. Come spiega Krishna nella Bhagavad Gita, Vishaya Veda Traigunya Vishaya Veda Nistraigunya Bhavarjuna. Dice Arjuna, trascendi le tre influenze della natura materiale che costituiscono l'oggetto principale dei Veda. Perché? Perché i Veda ci devono far conoscere le tre influenze della natura materiale, come sono costituite, come funzionano, perché in questo modo noi possiamo conoscerle e trascenderle. Ma lo scopo non è impigliarsi nelle influenze della natura materiale, ma è trascenderle. Quindi se noi ci impegniamo al servizio di Krishna, automaticamente possiamo trascendere queste influenze e vedere Krishna così com'è. Allora, dicevo, il maestro spirituale guida il discepolo e gli dice: liberati all'inizio dall'ignoranza, perché uno arriva al cospetto del maestro spirituale, non sa cosa mangiare, non sa come lavarsi, non sa niente, è immerso nell'ignoranza, non sa neanche cosa mangiare, mangia cadaveri, no? E beve intossicanti, non si lava mai. Allora il maestro spirituale lo guida: liberati dall'ignoranza, mettici un po' di passione e cerca di elevarti al piano della virtù. E gradualmente noi siamo educati dal maestro. La parola educato, educare, questo verbo, la radice vuol dire educere, che significa tirare fuori quello che c'è già dentro. Quindi noi, il maestro spirituale ci stimola a far uscire la nostra vera natura, ma la nostra vera natura è coperta da quella falsa, da quella illusoria, e per quello che è una grande austerità. È uno sforzo, specialmente uscire dalla piattaforma del Prakriti Bhakta è un grande sforzo, perché noi siamo immersi nella Prakriti. Siamo coinvolti e condizionati dalla Prakriti. Quindi il maestro spirituale con una fatica enorme ci deve tirar fuori da questa materia. E noi siamo attaccatissimi. No, aspetta, c'è ancora questo, ancora quell'altro, tutti gli attaccamenti. Che ne sarà di me senza tutto questo io e mio? E il maestro spirituale ci guarda dalla piattaforma trascendentale e sorride, perché dice: ma poveraccio, guarda lì, è ancora tutto appigliato a tutte queste illusioni. E noi gradualmente, se ascoltiamo e mettiamo in pratica, ascoltiamo e mettiamo in pratica, trascendiamo queste tre influenze della natura materiale, all'inizio quelle più grossolane, alla fine quelle più sottili, e possiamo situarci in questa piattaforma dalla quale solo da lì si può vedere Krishna. E allora a quel punto possiamo ascoltare i passatempi di Krishna e non stancarci mai, cantare Hare Krishna e non stancarci mai, leggere lo Srimad Bhagavatam e ogni volta entrare in questa profondità oceanica che ci svela parola dopo parola la meravigliosità del Signore Supremo. E quando ci associamo con i Vaishnava, vediamo nei Vaishnava delle torce che ci illuminano la strada, e quindi non possiamo che apprezzarli e adorarli quasi, perché proprio avere questo spirito di ammirazione e di genuina devozione, perché è grazie ai Vaishnava che possiamo uscire dal labirinto di Maya. E che dire poi del maestro spirituale, che ci dà questa visione chiara e ci guida passo dopo passo. Allora possiamo conoscere il Signore Supremo ed elevarci. E qui la luce va e viene come l'estate e l'inverno, bisogna diventare trascendentali, e oggi abbiamo la possibilità di mettere in pratica ancora di più questi insegnamenti.
Allora, il cosa distingue un'anima condizionata da un'anima liberata? Perché esternamente sembrano uguali, hanno comunque un corpo, due mani, una bocca, una testa. Fondamentalmente è il sentimento. Quindi il sentimento dell'anima condizionata è rivolto al io e mio. E viaggia nella dimenticanza del Signore Supremo. Il sentimento dell'anima liberata è rivolto a Krishna e alle sue meravigliose qualità e al sentirsi servitori di Krishna. Quindi lo sforzo più grossolano che fa il maestro spirituale dandoci le sue istruzioni ed educandoci è quello all'inizio di liberarci da queste designazioni più grossolane e quindi arrivare a una piattaforma della virtù dove è possibile intavolare un minimo di discorso, perché prima altrimenti non è possibile. Se uno è imbrattato di fango, puzza lontano un chilometro e arriva qui, noi lo accogliamo a braccia semi aperte, però prima lo facciamo andare in bagno, lo facciamo lavare, gli facciamo cambiare i vestiti e poi si può intavolare un discorso, prima è impossibile. No? Così il maestro spirituale prima ci aiuta a liberarci da queste contaminazioni più grossolane e poi gradualmente ci dà delle istruzioni che ci portano a liberarci dalle designazioni più sottili e dalle contaminazioni più sottili. E questa contaminazione, tutto sommato, si traduce nel desiderio di essere i controllori della natura materiale. Mentre quando uno riconosce Krishna come il controllore della natura materiale, lui o lei, anzi più lei, perché a quel punto la jiva diventa femminile e capisce che il purusha è maschile, lei, l'anima, comprende la sua vera natura che è quella di servitrice. Questa è proprio l'essenza di tutto l'insegnamento che ci danno gli Shastra. Cambiare il nostro atteggiamento da controllori a servitori. Beh, facile, sono poche parole. Ecco, già fatta, abbiamo già capito. No, perché sembra facile, ma non è facile. Perché questa natura di controllori e di goditori è radicata nel profondo della jiva. E quindi liberarsene richiede uno sforzo e un metodo che ci aiuta a liberarci. Bisogna diventare esperti a mettere in pratica questo metodo, che inizia, come dice Chaitanya Mahaprabhu, Ceto Darpanam Marjanam Bhava Mahadava Agni Nirvapanam. Ecco come fa il Santo Nome a liberarci dalla foresta in fiamme. Ci libera da questo atteggiamento illusorio che noi abbiamo nei confronti di noi stessi, di tutti gli altri e della natura materiale. E ci porta gradualmente a un atteggiamento reale, che è quello di servitori. Infatti noi quando entriamo nel movimento, subito ci dicono fai questo, fai quell'altro, offri gli incensi, offri i tuoi omaggi, offri il tuo servizio. Ma come? Ma prima decidevo tutto io di quello che dovevo fare e potevo fare quello che volevo e adesso arrivo qui, decide tutto qualcun altro e non posso più fare quello che volevo? Mi manca l'aria. Questa è un po' la tendenza che si insinua, no? Nella mente quando ci avviciniamo al cospetto del maestro spirituale. Ma è apparente questo fatto che manca l'aria. In realtà poi scopriremo che prima
eravamo in totale apnea, anzi a rischio dell'asfissia totale, perché respiravamo solo gas tossici. E invece adesso abbiamo la possibilità di respirare l'aria pura del servizio di devozione. Ma per passare dagli gas tossici all'aria pura ci vuole un periodo di decompressione, come per salire a bordo di un sottomarino. No, ci sono delle fasi aprono un portellone, ti fanno entrare, poi chiudono quello, ne riaprono un altro, altrimenti entrerebbe tutta l'acqua nel sottomarino. Invece così tu puoi entrare gradualmente. Ma mi sento chiuso, ho capito che ti senti chiuso, ma noi dobbiamo chiudere i vari portelloni per fare in modo che tu possa entrare nel migliore dei modi. E questo è il metodo che ci ha insegnato Srila Prabhupada. Quindi noi quando entriamo nel movimento per la coscienza di Krishna, dobbiamo semplicemente farci guidare dal maestro spirituale, dagli shastra, dai sadhu, che ci esortano a liberarci da tutta questa natura condizionata e condizionante e a diventare sinceri servitori del maestro spirituale. E quando noi abbiamo capito questo punto e lo mettiamo in pratica tutti i giorni, possiamo fare le ghirlande, possiamo leggere il Bhagavatam, possiamo andare a distribuire libri, possiamo cucinare, possiamo ascoltare. Qualunque cosa stiamo facendo, siamo felici. Perché? Perché ci siamo riappropriati della nostra, o ci stiamo riappropriando della nostra vera identità. A quel punto non c'è più bisogno di niente e tutto quello che prima sembrava indispensabile, senza il quale ci mancava l'aria, diventa superfluo e inutile e non ci interessa più. E se possiamo impegnarlo al servizio di Krishna, meglio, e quindi ben venga, e sono tanti zeri che aumentano la cifra, il valore del numero in questione. Se invece sono cose che non servono nell'ambito del servizio devozionale, impariamo a sbarazzarcene e a lasciarle andare. Prabhava pralaya, nella distruzione cosmica, lasciamo andare tutto. E in questo modo l'anima esce come pura servitrice. A quel punto tutte le persone che contribuiscono, che hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno al nostro cambio di atteggiamento diventano importantissime, fondamentali nella nostra vita. Ecco perché poi il devoto quando arriva all'ultimo stadio è totalmente libero dalla tendenza a criticare gli altri. Neanche gli Asura critica, perché quell'Asura che ha incontrato in quel frangente lo riconosce come la mano di Krishna che gli ha voluto dare una scrollata forte, e senza di lui o di lei non c'era modo di scrollarsi quella parte di attaccamenti, di condizionamenti. Quindi lo vede comunque sotto un'altra ottica. Che dire invece di chi in modo positivo e propositivo si è prodigato e si prodiga per aiutarci nella nostra evoluzione spirituale? Quindi si libera totalmente dalla tendenza a criticare gli altri. Quindi si può misurare. No, c'è un termometro, Srila Rupa Goswami ci dà il termometro della febbre materiale e forse questa colonnina del mercurio si può, come dire, si può riconoscere nella tendenza a criticare. Più noi siamo assorti in Krishna e a glorificare Krishna e a ringraziare Krishna, e siamo distanti dalla critica intendo la critica gratuita che non serve a niente,
e più significa che stiamo facendo un avanzamento tangibile verso la perfezione spirituale. Più siamo assorti nella critica, nel giudizio, e meno siamo assorti nello studio degli shastra, nel glorificare Krishna, e più significa che siamo ancora a livello molto neofita e abbiamo bisogno di darci una mossa per uscire da questo stato illusorio. Quindi questo dipende un po' da noi, da quanto vogliamo sforzarci, ma in qualunque momento possiamo può essere dopo pochi mesi, dopo pochi anni o anche dopo tanti anni, uno si rende conto del suo stato di patologia devozionale, se possiamo definirlo così, può iniziare e cambiare e trasformare il suo destino. In ogni momento della nostra vita noi abbiamo questo potere e basta deciderlo e basta associarci con i devoti che sono impegnati seriamente e sinceramente nella pratica del servizio di devozione e dissociarci dai materialisti naturalmente, ma anche dai devoti che hanno la tendenza a essere materialisti nell'ambito del servizio di devozione. Allora il nostro progresso è costante, è genuino e ci dà soddisfazione. Ci dà soddisfazione. Allora vediamo il movimento di Srila Prabhupada in modo estatico, no? Ogni centro del movimento è un posto dove è un laboratorio alchemico dove decine, centinaia, migliaia, milioni di anime stanno andando verso il mondo spirituale. Tutto quello che è successo nel movimento, in positivo sicuramente, ma anche in negativo, è stato importante per la crescita e la stabilità del movimento. E il futuro lo si vede roseo, perché abbiamo così tanto lavoro da fare per mantenere quello che c'è e per espandere il movimento nel mondo, che non c'è un minuto da perdere. E se utilizziamo bene, diventiamo esperti nell'utilizzare bene gli strumenti che ci ha messo a disposizione Srila Prabhupada, questo movimento può espandersi potenzialmente all'infinito. E quindi la parola di Brahma può andare in tutte le scuole, come studiano un sacco di nonsensi, o quasi da un punto di vista spirituale, sono diventati l'ABC dell'insegnamento odierno per miliardi di persone, perché non ipotizzare che un giorno invece verranno insegnati gli Shastra, Rupa Goswami e tutti gli Acharya, e si parlerà di Sri Chaitanya Mahaprabhu e si glorificherà certamente Gesù. Oggi è il giorno di Natale, vabbè, è un po' una convenzione, ma questa convenzione ha generato una convinzione, perché se uno ripete tante volte tutti insieme uno stesso concetto, alla fine diventa una convinzione generale. Però in qualche giorno dell'anno Gesù Cristo sarà apparso. Noi seguiamo un calendario più efficiente, che è quello Vaishnava, però non sappiamo il giorno dell'apparizione. Alla fine è diventato il 25 dicembre e vada per il 25 dicembre. Oggi è il giorno dell'apparizione di Gesù ed è importante che se ne parli nelle scuole, che se ne parli ovunque, ma un giorno, perché no, pensare, ipotizzare che si parlerà di Sri Chaitanya Mahaprabhu tanto quanto si parla di Gesù Cristo, o dell'enorme lavoro svolto da Srila Prabhupada per portare il movimento di Sri Chaitanya Mahaprabhu nel mondo. Chiaro, il nostro movimento è ancora molto giovane, quindi
sembrano ipotesi queste, ma magari nel corso di qualche decennio invece diventeranno delle realtà tangibili. Questo dipende da noi, da quanto saremo in grado di mettere in pratica le istruzioni degli Acharya, da quanto saremo in grado di uscire dalla piattaforma del Kanishtha Adhikari, del Prakriti Bhakta, del devoto materialista, e raggiungere degli ambiti devozionali così elevati che sapranno attrarre tante persone al Bhakti Yoga. Bhakti Yoga diventa attraente se viene praticato nel suo stato puro. Anche le pietre preziose, quelle più preziose sono attraenti perché sono più pure e emanano una luce incredibile. Invece quelle false attraggono solo i bambini e gli ignoranti, e quelle vere ma non pure non hanno questa shakti, anzi una pietra che ha delle contaminazioni invece di portare dei benefici alle volte fa il contrario. Quindi noi dobbiamo ambire a praticare il puro servizio devozionale, e questa è l'esortazione che ci fanno tutti gli acharya, non è una cosa che ci inventiamo noi. Ci spronano a praticare, a purificare ogni giorno il nostro servizio per arrivare un giorno a poter praticare il puro servizio devozionale, e allora ogni parola dello Srimad Bhagavatam diventerà essenziale nella nostra vita e ci farà capire sempre di più che esiste il mondo spirituale e che quello che stiamo vivendo in questo frangente è una totale allucinazione, quasi totale. Possiamo mettere il quasi perché è grazie alle parole di Brahma e degli Acharya che è quasi totale, ma dove non ci sono queste parole è una totale allucinazione che fa identificare la jiva con ciò che non è, a tal punto che uno diventa un disperato ambulante. Qualche settimana fa ci sono state questo calciatore famosissimo che ha lasciato il corpo, e allora vedi tutti i giornalisti che si tuffano nella notizia, e che è chiaro, lì ogni notizia sono cose che bisogna mettere in pentole, pentola che portano anche interesse economico. Allora lì a ritagliarci sopra tutti i gol, le mani, ma è morto disperato, poveraccio, abbandonato da tutti, disperato, in agonia, le ultime immagini. Ma perché non parlano invece della verità delle cose? E perché non si soffermano su questi argomenti? No, parlano dell'aspetto illusorio. Perché? Perché stanno parlando a milioni, a miliardi di illusi, e quindi quello fa notizia, quell'altro non farebbe notizia, e quindi ne parlano poco, di nascosto. No? Quindi noi dobbiamo uscire da questa illusione e invece vedere le cose nella giusta realtà. Questo mondo materiale è un mondo illusorio, tenebroso, e bisogna desiderare il prima possibile e il più possibile di ritornare nel mondo spirituale. Se impariamo a trascendere le tre influenze della natura materiale, allora ci sarà data la possibilità di vedere il mondo spirituale già qui, come ha fatto Brahma, e poi un giorno benedetto poterci ritornare e forever, per sempre. Però lasciando un segno importante, e quindi avendo aperto una galleria, che poi scopri che la galleria l'hanno già aperta da mo', però tu magari sei riuscito ad aprire un'altra piccola galleria che immette nell'enorme galleria che va nel mondo spirituale.
Quindi la nostra soddisfazione potrà essere questa, no? Se no uno si sente un egoista, dice ecco, allora tu pensi solo all'anima tua e al tuo bene. No, se noi facciamo un buon lavoro al servizio del maestro spirituale, potremo lasciare in eredità in questo mondo materiale un aggancio per ispirare una, 10, 100, 1000 persone, non importa il numero, verso il servizio di devozione, che è la strada più rapida e liberatoria che esista. Jai, grazie dell'attenzione, Srila Prabhupada ki jai. In aggiunta, visto che oggi è Natale, ci sono delle informazioni molto interessanti sul Bhavishya Purana. Bhavishya significa futuro. Quindi dire Bhavishya Purana sembra quasi una contraddizione in termini, perché vuol dire il Purana, quindi le storie antiche del futuro, si potrebbe tradurre così. Però sono il Purana che parla delle predizioni. Tanti altri Purana ci sono delle predizioni, ma questo in modo specifico. E tra l'altro ieri, vedendo questa informazione, ho scoperto che non solo nel Bhavishya Purana si parla dell'apparizione di Cristo, ma si parla anche dell'apparizione di Maometto. Un dettaglio che di Cristo ne avevo già sentito parlare tante volte, ma di Maometto no. Quindi questi personaggi che sono venuti, questi maestri spirituali, questi puri devoti, hanno portato. Abhiram, se mi vai a prendere giù il telefono, perché volevo leggere due cose su Gesù, molto importanti, se volete, anche per chi ci sta ascoltando via internet, che mi hanno mandato un messaggio. Quindi questi maestri spirituali, questi avatar, qualcuno ha considerato un avatar, Shakti Avesha Avatar, sono stati potenziati dal Signore Supremo per portare un contributo all'evoluzione della specie umana in certi frangenti dove era quasi praticamente impossibile farlo. E quindi ognuno ha svolto una sua missione nel tempo, luogo, circostanze diverse e ci ispirano questi maestri spirituali a diventare a nostra volta dei buoni esempi per dare ispirazione a chi ne ha tanto bisogno. Allora, ho ricevuto questo messaggio che Srila Prabhupada, a riguardo di Gesù, ospite, in che modo Sua Grazia vede Gesù Cristo? Devoto, qual è il nostro punto di vista sul Signore Gesù Cristo? Prabhupada, Gesù Cristo, il Signore Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il miglior Figlio di Dio, quindi abbiamo il più grande rispetto per Lui. Sì, chiunque stia insegnando alle persone la coscienza di Dio è degno del nostro rispetto, non importa in quale paese, in quale atmosfera predicava, non importa. Questo a Melbourne nel 74. Chi non rispetterà Gesù Cristo ha sacrificato tutto, questa è un'altra citazione, ha sacrificato tutto per Dio, anche la sua vita. Allora, chi è quel mascalzone che non rispetterà Gesù Cristo? Cosa ha fatto di sbagliato alla società umana? Ha fatto tutto per il bene della società umana. Oh, io ho un rispetto molto, molto grande per il Signore Gesù Cristo. Non solo. Voglio dire, ogni uomo cosciente di Dio deve avere rispetto per Gesù Cristo, non ci sono dubbi. Il mio Guru Maharaj aveva un grandissimo rispetto per Mohammed, per Maometto e per Gesù Cristo. Conversazione sempre a Melbourne, 74. Gesù Cristo era una personalità così grande, altra citazione, figlio di Dio, rappresentante di Dio, non aveva colpa, tuttavia fu crocifisso. Voleva portare la coscienza di Dio, ma in cambio lo crocifissero. Erano così ingrati. Loro non potevano apprezzare la sua predicazione, ma noi lo apprezziamo e gli diamo tutto l'onore
come rappresentante di Dio. Naturalmente, il messaggio che Cristo predicava era in base al suo particolare tempo, luogo e paese e adatto a un particolare gruppo di persone, ma certamente è il rappresentante di Dio. Perciò adoriamo il Signore Gesù Cristo e gli offriamo i nostri omaggi. Altra citazione. Cristo dice di essere il figlio di Dio e Krishna dice io sono Dio. Allora dov'è la differenza? Il figlio dirà la stessa cosa, il servo dirà la stessa cosa e anche il padre dirà la stessa cosa. Quindi teologia significa conoscere Dio e attenersi al suo ordine. Los Angeles 75. Un'altra citazione. Bisogna essere molto misericordiosi. Vaishnava sono misericordiosi. Tutti i devoti di Dio, i Vaishnava, sono misericordiosi. Voi conoscete il Signore Gesù Cristo, quanto fu misericordioso. Proprio come il Signore Gesù Cristo, egli fu crocifisso, eppure diceva, Padre mio, non sanno cosa stanno facendo. Non è così? Egli è così compassionevole che dice, questi sciocchi non sanno quello che stanno facendo, sciocchi, tuttavia ti chiedo di perdonarli. Questo è il Vaishnava. Personalmente soffriva, ma rimaneva pieno di compassione. Questo l'ha detto a Roma nel 74. Il Signore Gesù, vediamo se sono troppe, se mi dà, ce ne sono altre due o tre. Le leggo tutte? Avanti. Il Signore Gesù ha predicato il messaggio di Dio e io ho intrapreso la stessa missione. E mi riterrei molto fortunato se potessi seguire le orme del Signore Gesù, sempre Prabhupada che parla, che ha predicato il messaggio di Dio nonostante tutte le persecuzioni. Il Signore Gesù è un esempio vivente di come si debba soffrire in questo mondo materiale semplicemente per poter predicare il messaggio di Dio. Novembre del 65. Un Vaishnava, devoto del Signore, la sua vita è dedicata al bene della gente. Sapete, la maggior parte di voi appartiene alla comunità cristiana, come il Signore Gesù Cristo disse che per le sue attività peccaminose si è sacrificato, per le tue attività peccaminose. Questa è la determinazione del devoto del Signore. I devoti non si preoccupano delle comodità personali, perché amano Krishna, o Dio. Quindi amano tutti gli esseri viventi perché tutti gli esseri viventi sono in relazione con Krishna. Così, allo stesso modo, dovreste imparare. Questo movimento per la coscienza di Krishna significa diventare Vaishnava e provare sentimenti per l'umanità sofferente. Questo è il 68. La maggior parte dei paesi occidentali sono cristiani, quindi i cristiani credono nel Signore Gesù Cristo come figlio di Dio. Ma noi stiamo presentando il Padre, Dio stesso. Quindi non c'è contraddizione. Se c'è un figlio ci deve essere un padre. Inoltre, senza padre non ci può essere figlio. Quindi, se credi nel figlio, allora devi credere anche nel padre. Il padre è Krishna. Krishna dice nella Bhagavad Gita, Sarva Yonisho Kunteya, Sambhavanti Murtayaya, Aham Bija Pradapita. Egli è il Padre che dà il seme per tutti gli esseri viventi. Quindi Krishna è per tutti. Non pensate che Krishna, come affermato nel vostro dizionario inglese, è un dio indù. Non è indù, non è musulmano né cristiano, è Dio. Dio non è né indù né musulmano né cristiano. Sono designazioni corporee. Io sono indù, tu sei cristiano. Questo è fisico, proprio come il vestito. Hai un cappotto nero, un altro un camice bianco. Ciò non significa che siamo diversi perché abbiamo un cappotto o una camicia diversi. In quanto esseri umani siamo tutti figli di Dio, noi siamo uno, questa è la concezione. Quindi in questo momento abbiamo diviso il mondo a causa di questa camicia e cappotto. Non va bene, in realtà il mondo intero o l'intero universo appartiene a Dio. Questa è la coscienza di Krishna, luglio del 72, San Diego. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Ringraziamo anche Mirko che ci ha mandato questo messaggio. Mirko che è stato qui di recente con una sua amica, vi ricordate, qualche domenica fa. E quindi collaboriamo tutti insieme per diffondere la coscienza di Dio.
nel mondo. Un grazie anche a Gesù Cristo di cuore, perché molto probabilmente seguendo i suoi insegnamenti gradualmente siamo arrivati alla coscienza di Krishna. Se no, chissà, non avremmo potuto apprezzare probabilmente gli insegnamenti di Krishna senza seguire gli insegnamenti di Krishna. Jai, tutte le glorie ai devoti riuniti. Hari Bol.